Ciao a tutti ragazzi, qui Peppe che vi parla e benvenuti qui oggi in questo nuovo video, il quale sarà una guida, anzi più che altro una dimostrazione di un bug su Destiny. Per le guide in realtà vi consiglio un ottimo canale, ovvero quello di Alien Ex Machina, o Macchina, ma credo si dica Machina, che è un ottimo canale per quanto riguarda le guide su Destiny, che a me rilassa molto ed ha raggiunto da poco 1000 iscritti, quindi per me è un ottimo canale, lo sponsorizzo senz'altro, quindi visitatelo perché merita tantissimo. Dicevo, bug sull'Astore è molto semplice da fare, anzi in realtà richiama un po' la vostra pazienza, ma non è così complicato. Io consiglio di farle storia perché in pattuglia non mi è mai riuscito, quindi non so, magari sono io che non ci sono riuscito, ma credo che si possa fare solo in storia, però non prendete la mia parola con certezza. Per il resto comunque potete farlo su qualsiasi pianeta, su qualsiasi location, su qualsiasi missione, tranne pattuglia, ma ripeto, non è detto, non è sicuro al 100%. Il bug è molto semplice, praticamente bisogna semplicemente premere a lungo X e premere la freccetta destra, la freccetta addizionale destra, quando questo, il cerchio attorno alla X, se siete su Xbox, o quadrato se siete su PlayStation, è quasi completa. È un po' complicato perché proprio dovete beccare il punto giusto che la X sia quasi completata e il ballo. Insomma, ci vuole un po' di coordinazione, ma se avrete fortuna o se siete bravi riuscirete a beccarla a pieno. E il bug questo è praticamente surfare sull'Astore. Non è tutta questa gran cosa, non serve assolutamente a nulla, però è molto divertente. Ci sono voci che dicono che solo il proprio giocatore, il giocatore che fa i bug, può vedere il guardiano che surfa sull'Astore, ma non è vero, adesso lo vedrete. Se voi vi allontanate dal vostro amico fino a quando lui scompare dal radar, quindi può allontanarsi chi ha fatto il bug, può allontanarsi chi non l'ha fatto, insomma uno dei due o tutti e due si devono allontanare uno dall'altro fin quando non apparite più sul radar. Praticamente la freccetta verde che indica dove è il compagno sul radar deve sparire. Una volta sparita potete tornare dal vostro amico e lui come per magia vi vedrà surfare. Come avete visto, non è assolutamente una, insomma, presa in giro, perché qua ho filmato il tutto con un mio cugino, quindi insomma è una prova. E niente ragazzi, questo qui è tutto, cioè è semplicemente una cavolata su Destiny, priva di senso, però è davvero molto carina e vi consiglio di provarci perché vi strapperà un sorriso. Sì, per chi magari mi conosce un po' di più, faccio guida anche sul canale 17K Group, che tratta sia Halo che Destiny. Però questa guida non l'ho fatta in quel canale perché lì si sta facendo un'altra cosa, quindi poi lo scoprirete lì. Parlerò di questo bug, ma non solo. Quindi vi invito a seguire il canale di Alien Ex Machina e il canale del 17K Group per nuovi video che potrebbero intrattenervi. Quindi ragazzi, per oggi questo è tutto. Se questo video vi è piaciuto vi invito a rilasciare un bel mi gusta e noi ci sentiamo con un prossimo video. Ciao ciao.